Diamo il benvenuto al titolare di FG Francesco Gaudiosi, che oggi ci presenta i brand Men's Heritage e Original Toiletries. Parliamo di questi brand che sono molto importanti. Sì, parliamo di due brand di proprietà. Men's Heritage si occupa, diciamo, della rivalutazione di accessori di lusso da uomo. E Original Toiletries invece è un brand antologia di ricerca e rivalutazione di prodotti storici della toiletries mondiale, che siamo andati a riscoprire un pochino in tutto il mondo. Sono prodotti di consumo quotidiano, ma con storie ultracentenarie. Vale per tutti il brand Pears, che è un sapone icona famosissimo, con molti followers su Twitter e anche su Facebook, che è stato il primo marchio al mondo in commercio registrato, per cui è il prodotto in commercio più longevo al mondo. E questo brand Original Toiletries, noi non solo andiamo a riscoprire i prodotti fisicamente, ma andiamo soprattutto alla ricerca delle storie che stanno dietro questi prodotti, che ci raccontano, insomma, delle storie di consumo e ci fanno rivivere sensazioni e ricordi che sono legati a un consumo di quotidiano, ma anche con dei risvolti affettivi. La maggior parte di questi prodotti provengono dall'Inghilterra, che è un po' la culla della toiletries mondiale, e un pochino più giovani sono i prodotti americani, ma sempre con grandi storie da raccontare. Su questo fil rouge di prodotti la nostra ricerca poi si è spostata anche sull'oggettistica di lusso da uomo, e con questa stessa filosofia siamo andati a riscoprire degli oggetti da uomo. Parliamo di calzanti in corno, dal gemello, a molta parte invece di prodotti da barberia, sempre però fatti tradizionalmente a mano da artigiani un pochino in tutte le parti del mondo. Quindi grande attenzione alla tradizione, ma anche delle novità che presentate quest'anno. Le novità non possono mai mancare, pur nel rispetto della tradizione. Nello specifico, per quanto riguarda Men's Heritage, abbiamo una linea, si chiama Birthday, e sono dei prodotti specifici della barba. La barba in questo momento è proprio il trend di moda, e siamo andati a scoprire dall'altra parte dell'oceano, precisamente in Florida, questa azienda che è la prima ed unica che propone due prodotti specifici, shampoo e conditioner per la barba. Oltre alla tradizione nelle materie prime, nei prodotti, c'è una tradizione anche nella ricerca del packaging. Diciamo che il packaging sicuramente è il primo impatto. Nel nostro caso, trattandosi di un'azienda che fa ricerca storica, non potevamo chiaramente proporre qualche cosa che uscisse fuori dai canoni delle nostre proposte, per cui un grande risalto, sempre questa evocazione della tradizione, che ci riporta a momenti, diciamo, epici e storici sicuramente confortevoli. Possiamo invece parlare dei progetti futuri? I progetti futuri sono, diciamo, in questo momento molto ben evidenziati. Come potete vedere, abbiamo usufruito di questa prestigiosa location come Xans, a cui noi siamo particolarmente legati, perché è stata la nostra prima fiera nel 2010, per proporre i nostri prodotti all'interno di un contenitore storico. Questi sono dei mobili antichi restaurati e che fanno da contenitore ideale ai nostri due brand, e che sono anche il progetto non futuro, ma direi presente, che sono quelli di una proposta di corner franchising o shopping shop all'interno di sia profumerie artistiche, ma pensiamo anche molto ai concept store, che sono sempre più interessati alla nostra proposta di lusso da uomo globale, che è il trend in questo momento e che lo sarà anche per i prossimi anni. Allora, buona fortuna per le vostre future ambizioni, e vi ringraziamo i nostri follower, e continuate a seguirci su xans.com.